Adesso canteremo il canto numero 517, il canto numero 517. Al suono del pianoforte ci metteremo in piedi. Leggo Isaia 58, versetto 13 e 14. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della credita di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Del libro del profeta Isaías, leo el capítulo 58, el versículo 13 y 14. Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Apri il tuo cuore a Gesù, confida in Lui.
Buon sabato a tutti. Sono contento di essere con voi dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. Mi fa tanto piacere di condividere questo momento di lode a Dio insieme a questa comunità che porto nel cuore perché fa parte della mia famiglia come pure la Chiesa di Forlì. E voglio salutare anche coloro che ci guardano, questo me lo ricordano ogni volta, coloro che ci guardano via internet. E questa mattina, se mi consentite, voglio fare un saluto speciale perché ci stanno guardando anche dall'Argentina e dovrebbero esserci dietro lo schermo anche i miei genitori, per cui mando un bacio grande anche a loro. E, fatta questa cosa, vogliamo entrare nella parola di Dio, siamo qui per lodare Lui, e quindi ci concentreremo su quello che ci propone il testo sacro. Se non lo avete fatto prima, apriamo insieme Isaia capitolo 58, perché vorremmo parlare di questo testo delizioso che nasconde delle gemme speciali. È un testo che sicuramente farà del bene oggi riflettere, farà bene a tutti noi oggi riflettere su quello che ci vuole trasmettere, l'approfondimento che faremo di questi versetti del capitolo 58. Innanzitutto vogliamo capire un attimo perché Dio parla in questi termini. Voi sapete molto bene che quando Dio fa sorgere un profeta, lo fa perché la situazione del popolo è piuttosto delicata. Spesso sta attraversando momenti difficili dal punto di vista politico, ma soprattutto questi momenti difficili li attraversa perché vive una spiritualità piuttosto mediocre. E quindi ecco che vuole ripristinare il contatto con il suo popolo, vuole fare di questo popolo un popolo di Dio a tutti gli effetti, vuole creare un risveglio a tutti gli effetti, un cambiamento radicale nella propria vita, nella vita di ogni membro di questo popolo e quindi di tutto quanto il popolo insieme, e di conseguenza manda questo profeta che deve dare dei messaggi che in quel momento la nazione non è pronta a percepire. Motivo per cui, secondo la tradizione, Isaia è stato ucciso, niente più di meno che dai sacerdoti, è stato ucciso, si dice, secondo la tradizione, inserito all'interno di un tronco d'albero e questo albero segato, di conseguenza segato pure lui. Per cui situazioni catastrofiche, era molto difficile essere profeta ai tempi del popolo di Dio dell'Antico Testamento. Proprio perché i suoi messaggi, i messaggi che questi profeti mandavano, erano piuttosto disprezzati dalle stesse autorità religiose della nazione. E vedete, per esempio, a partire dal versetto 1 di Isaia 58, che cosa dice Dio di fare a Isaia. Grida a piena gola, non ti trattenere. Alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti e quando ci siamo umiliati non lo hai notato. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. E poi continua la narrazione dei peccati che commette il popolo di Israele in questo contesto specifico, siamo nell'anno 700 avanti Cristo. Di solito i problemi che viveva il popolo di Israele erano legati a due cose. Una era la disubbidienza per quanto riguardava l'osservanza del sabato, l'altra invece è l'incapacità di essere sensibili nei confronti dei bisognosi. Ed ecco che in questo capitolo 58 si raccontano e si fa un avvertimento, si fa un appello a riconsiderare la propria vita spirituale e quindi a riconsiderare il prossimo, quindi il vero digiuno, come qualcosa che deve essere non l'apparenza di santità, ma una manifestazione precisa di sensibilità nei confronti del prossimo, e poi anche l'osservanza del sabato. Io vorrei che ritorniamo a quello che è stato letto dalle due sorelle,
precedentemente versetti 13 e 14, perché è lì dove noi ci tratterremo questa mattina per fare alcune considerazioni che penso ci faranno del bene. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, più in là dice: se chiami il sabato una delizia, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie, c'è una serie di se, di condizioni, attraverso le quali si arriva a un livello di gradimento per quanto riguarda il rapporto con Dio. Ed una parola che viene utilizzata almeno due volte qui è la parola delizia. Se chiami il sabato una delizia, e se fai determinate cose nel contesto delle 24 ore sabbatiche, troverai la tua delizia nel Signore. E io vorrei con voi esaminare questa mattina il senso di questa delizia, che cosa significa la delizia nel giorno del sabato. Non voglio fare di questo testo un rimprovero, come Isaia era stato chiamato a fare al popolo di Israele, ma voglio che consideriamo questo giorno di sabato una delizia e vedere come la Bibbia lo descrive, per arrivare a dire che è possibile viverlo in questa maniera. E io oggi voglio condividere con voi alcuni pensieri e conoscere, comprendere che cosa è la delizia del sabato nella prospettiva di Dio nell'Antico Testamento, la delizia del sabato nella prospettiva di Gesù, quindi nel Nuovo Testamento, e la prospettiva del sabato oggi, secondo la nostra visione che abbiamo della vita spirituale e anche del mondo. Ora, faremo un po' di giri nella Bibbia, vi chiedo di accompagnarmi aprendo la Bibbia insieme a me. E quindi partiamo dal primo versetto nella Bibbia dove si parla di sabato, ed è Genesi capitolo 2, versetti 2 e 3. Genesi 2, 2 e 3. Dice così: il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Ora, il primo concetto che appare qui, è abbastanza conosciuto per noi, è il verbo riposare. Il verbo riposare nella lingua originale ebraica veniva detto Shabbat. Shabbat, che per noi traslitterando diventa sabato, in realtà nell'idea originale dà il senso di riposare. Più specificamente l'idea di cessare, cioè smettere di fare quello che sto facendo. Comprendiamo quindi che Dio nel settimo giorno, dopo di aver lavorato per sei giorni, smise di fare qualcosa e crea questo settimo giorno come un tempo nel quale non c'è nessuna attività creativa, ma c'è un'attività di cessazione invece, cioè smettere di fare qualcosa. Ora, il testo della creazione, no? Perché nasce una domanda, noi comprendiamo che Dio smise di fare, ma la domanda che ci poniamo quando leggiamo un testo come questo è: come si riposò Dio il settimo giorno, no? Che cosa ha fatto? Sappiamo bene che cosa ha fatto per sei giorni, ma il settimo giorno cosa? No? Cosa ha fatto il settimo giorno? Il testo della creazione non lo dice. Dice che Dio lo benedisse, si riposò, ma non dice altro. La parola Shabbat non ci dà in questo contesto nessuna indicazione per capire che cosa ha fatto Dio durante quella giornata, quelle 24 ore che ha destinato al nostro rapporto, no? Interpersonale tra lui e noi, noi e lui. E quindi dobbiamo andare, per trovare un chiarimento, ad altri versetti biblici e cercare, dal contesto che dà la stessa Bibbia, la comprensione di quello che è stato il modo come Cristo, come Dio, anzi anche Cristo naturalmente, perché lui il Creatore, ha vissuto l'esperienza di questo sabato. Io vi chiedo di accompagnarmi in Esodo capitolo 31, leggeremo uno degli ultimi versetti, il versetto 17. Esodo 31, 17. L'idea di sabato non viene data al popolo di Israele soltanto, ma viene data all'umanità. Il popolo di Israele la riceve in quanto popolo di Dio. E dopo aver dato i 10 comandamenti, a cui andremo tra breve,
Dio ripete il concetto del sabato e dice nel versetto 17: esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Ora, la parola cessare è la stessa che viene usata in Genesi 2, cioè Shabbat, nella lingua originale. Quando invece dice riposò, cambia terminologia. E la parola impiegata è nafas. Oggi vi faccio imparare qualche terminologia in lingua ebraica. Nafas. Nafas che idea dà? Nafas dà l'idea di sospirare, di sentire piacevolezza, di sentire delizia e letizia. Quindi cominciamo a inquadrare un pochino che cosa Dio sentiva nel momento in cui aveva creato, dopo aver detto che questo era molto buono, no? Nella versione Diodati questo nafas viene tradotto fu ristorato, cioè quando dice qui si riposò, c'è la versione Diodati che probabilmente qualcuno di voi ce l'ha, e dice fu ristorato. E nella versione inglese, nella traduzione King James, in lingua inglese, si usa il termine refreshed, lo pronuncio un po' come mi viene di pronunciarlo, refreshed, che vuol dire sentirsi ristorato e rinfrescato. È un po' come quella pubblicità che a volte si vede su quelle pastiglie aromatiche, no? Di menta, no? Che fa un po' l'alito particolare, e c'è questa espressione, no? Mi sento ristorato ora, come sto bene che posso respirare d'un certo modo. Bene, nel settimo giorno Dio sospirò di soddisfazione per l'opera che aveva appena realizzata. Ed è straordinario avere l'immagine di un Dio gioioso perché si trova davanti alle sue creature, soprattutto l'uomo e la donna, che erano stati fatti a sua immagine. Un altro testo lo troviamo nel famosissimo Esodo capitolo 20, cioè nei 10 comandamenti, Esodo capitolo 20, il versetto 11, che è l'ultima parte del quarto comandamento, dove si riportano i dati, gli stessi dati e la stessa descrizione della creazione, perché dice: poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di riposo e lo ha santificato. È interessante che qui il termine che viene impiegato per riposo, per riposare, non è più Shabbat come in Genesi 2, ma un altro termine ancora. Qui sta parlando di riposare, di benedire, di santificare. Questo giorno ha un significato particolare all'interno del quadro della settimana creativa, e questa settimana creativa, a scapito di tutto ciò che si è detto sul creazionismo, di tutto ciò che si dice su Dio, a scapito di tutti i problemi climatici che noi stiamo vivendo, di come il calendario in qualche modo viene alterato spostando i giorni della settimana, diventando rosso il giorno che non dovrebbe diventarlo, la settimana dopo 6.000 anni continua a mantenere la sua struttura. Allora, il termine, stavo dicendo, che si usa qui, e questo è un dato interessante, perché noi diciamo Shabbat, traslitterandolo sabato, pensiamo che quando si parla di sabato la parola Shabbat appare continuamente, invece non è così. È interessante che qui il termine per riposo non è appunto Shabbat, come nel caso di Genesi 2, ma un altro termine che in ebraico suona così, Noach. Noach. Noach ci descrive come Dio si riposò il settimo giorno, cioè come si caratterizzò il suo riposo, e vedremo come questa parola è usata in altri contesti. Cioè, per comprendere qual è il significato di questo termine Noach, che vuol dire riposo, e proprio per intendere che cosa è il riposo di Dio, come lo vede Lui e come lo vive Lui, andiamo a vedere come questa terminologia viene impiegata in altre parti dell'Antico Testamento. Andiamo in Esodo, anzi in Ester, chiedo scusa, in Ester,
per chi non sa dove si trova Ester, si trova proprio prima del libro di Giobbe, il libro di Ester. Conosciamo molto bene la storia di Ester. Ormai il popolo di Israele aveva superato i 70 anni di schiavitù, una buona parte di essi era tornato di nuovo a Gerusalemme con Esdra e con Neemia che ricostruiscono mura e poi anche successivamente Zaccaria e Giosuè che ricostruiscono il Tempio, ma una parte di questo popolo, perché avevano ormai fatto l'abitudine di rimanere nel territorio medo-persiano, perché ormai avevano fatti i loro affari e quindi da diverse generazioni si trovavano ad abitare lì, perché avevano costruito case, perché avevano probabilmente anche un'azienda familiare all'interno, avevano deciso di rimanere su quel territorio. E in quel territorio vive anche Ester, perché evidentemente la sua famiglia aveva deciso di rimanere sempre in Medo-Persia, con il suo zio o cugino, secondo altri, Assuero. Cioè è Mardocheo. Assuero era il re dell'epoca. Vi ricordate che il popolo di Israele, per una manifestazione di egoismo da parte di un ministro del regno medo-persiano, era stato minacciato di morte, anzi doveva essere proprio annichilito. Poi, grazie all'intervento di Ester, che diventa regina, questo popolo viene salvaguardato. In che maniera? Ha la possibilità di difendersi. Non può essere annullato il decreto del re, perché è una legge medo-persiana e quindi una volta che si dice deve rimanere tale, quello che si è detto, però ha la possibilità di difendersi e difendendosi ottiene la liberazione. Ora, vediamo come vive questa liberazione il popolo di Israele dell'epoca della regina Ester. Ci troviamo intorno all'anno 500 o 400 e qualcosa, tra il IV e il V secolo, anzi tra il V e il VI secolo avanti Cristo. Leggiamo quindi dal versetto 17 del capitolo 9. Ester, capitolo 9, versetto 17. In questo contesto si narra della festa del Purim, che è una festa che esiste tuttora e che è nata proprio in occasione di questo evento di liberazione dalla morte. Dice: questo avvenne il 13° giorno del mese di Adar. Il 14° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Ma i giudei che erano a Susa si radunarono il 13° e il 14° giorno di quel mese. Il 15° giorno si riposarono e ne fecero dei banchetti e un giorno di banchetti e di gioia. Il termine che viene usato qui per riposare è lo stesso termine che noi troviamo in Esodo capitolo 20 quando si parla del quarto comandamento, cioè Noach. E ogni volta che si parla di questo riposo, non è il riposo del dormire, del rimanere seduti, ma è il riposo di smettere di fare qualsiasi altra cosa per iniziare la celebrazione. Loro hanno fatto di questo giorno un giorno di riposo che in realtà, tradotto in termini pratici, stava a significare di banchetti e di gioia. Un agape dove si mangiava, dove si condivideva, dove si stava veramente esultando di festa perché c'era una grande liberazione in atto. E questa è quella che viene chiamata la festa del Purim. Un'altra idea di quello che è successo nel giorno della creazione, proprio per mantenere questa idea di gioia che aveva caratterizzato l'esperienza di Dio quando aveva creato il mondo, noi la troviamo in Giobbe capitolo 38. Capitolo 38, abbiamo esaminato questa mattina questo capitolo 38 e oggi vedremo un particolare. Dai primi versetti, comincio a leggere dal primo versetto. Allora il Signore rispose a Giobbe dal senno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode e io ti farò delle domande e tu mi insegnerai. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai,
o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? Chi ne posse la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Sta descrivendo la creazione. Sta dicendo a Giobbe: tu dov'eri nel momento in cui io stavo creando questo mondo? E nella descrizione che fa, a modo di domande, il versetto 7 dice: quando le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Ora, le stelle del mattino, chi sono? Le stelle, io non posso spiegare ora il motivo per cui si sa che sia così, ma le stelle sono gli angeli. E i figli di Dio, che alzavano grida di gioia, sono gli abitanti di altri mondi che erano già stati creati all'epoca in cui Dio va a creare il nostro. E quindi l'universo insieme si raduna intorno al Creatore per innalzare grida di gioia proprio per questa magnifica opera che il Signore aveva appena realizzato. E cantano inni di lode al Creatore. Quindi voi vedete che quando Dio opera nel momento della creazione e quindi in questo settimo giorno prende le distanze dal creato, nel senso che cessa di fare e si riposa, questo riposo non è altro che una grande espressione di gioia che lui vive in prima persona e che diventa contagiosa per chiunque altro abitante di altri mondi o angeli si trovavano insieme a lui per festeggiare questo atto di creazione. L'idea che Dio mi dà quando gioisce in questo modo è l'idea che abbiamo chi è diventato genitore almeno una volta nella vita, quando si sofferma a guardare il suo bambino, la sua bambina, così indifesa, no? Appena nato, con tutta la tenerezza di questo mondo, con sembianze che non sono ancora ben identificabili, ma che sta lì ad essere guardati, e noi genitori, quasi come se fosse di nostra proprietà, e stiamo a contemplarlo, no? Questa bellezza straordinaria, vedere la perfezione. La gioia poi di vedere i figli che crescono e hanno successo nella vita, e quindi la nostra gioia che è frutto della gioia che vivono gli altri, le persone che a noi sono particolarmente care. Questa è la gioia di Dio. Gioisce per il suo creato, per ciò che aveva fatto, ma gioisce in particolar modo quando ha la possibilità di entrare in dialogo con Adamo ed Eva, che sono, e quindi attraverso di loro con noi, che sono stati fatti a sua immagine e somiglianza. Ma c'è anche una prospettiva nel Nuovo Testamento, no? Vogliamo vedere qual è la delizia che troviamo riguardante il sabato nel Nuovo Testamento, cioè secondo la prospettiva di Gesù. E vi invito ad andare nel Vangelo di Luca, al capitolo 4. Il Vangelo di Luca fa iniziare il ministero di Cristo quando lui si trovava a Nazareth, proprio nella sua città di adozione, all'interno della sinagoga, cioè nel Tempio. E proprio in quella circostanza, secondo Luca, Gesù inizia il suo ministero. E Gesù, proprio lì, nel capitolo 4, quando si trova nella sinagoga di Nazareth, dice, si alza a leggere, no? C'è un momento di grande spontaneità dove chiunque aveva qualcosa da leggere, da comunicare, spiritualmente parlando al popolo, si alzava, cioè a coloro che erano presenti nella sinagoga, si alzava e leggeva. E Gesù legge un brano di Isaia, e lo fa suo questo brano. Capitolo 4, versetto 18. Dice, lo Spirito del Signore è sopra di me. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Il ministero di Cristo, lui lo annuncia attraverso queste parole, è venuto a fare cosa?
Noi guardiamo la croce, ma la croce è simbolo di che? Nel percorso che lo ha portato alla croce, qual è stato il suo ministero? Qual è stata la funzione, il ruolo che ha avuto su questa terra? Per che cosa è venuto? Lui lo descrive qui. E se voi fate caso, usa delle terminologie molto simili a quelle che noi abbiamo prima evidenziato, che appartengono all'esperienza del Dio creatore nell'Antico Testamento. Perché lui viene in realtà a liberare. E quando dice che viene a liberare gli oppressi, sta dicendo che viene a liberare coloro che soffrono dal punto di vista emozionale, persone che stanno attraversando dei problemi, persone che vivono in difficoltà, che stanno cercando di lottare nella vita per superare dei drammi umani che vivono nel proprio cuore. Il Signore viene ad annunziare la libertà ai prigionieri, e questi sono soprattutto i prigionieri dal peccato, con tutte le conseguenze che il peccato comporta. Il Signore inizia così il suo ministero. E subito dopo, a partire dal versetto 31, quando finisce l'esperienza all'interno di questo tempio, di questa sinagoga, a partire dal versetto 31 comincia una serie di guarigioni adoperate proprio in giorno di sabato. Gesù scende a Capernaum, va in sinagoga anche lì, e a partire da quel momento, prima con un indemoniato, successivamente con la suocera di Pietro e poi con altre persone, Gesù inizia il suo ministero di guarigione, che in realtà è un ministero di liberazione. Ed è interessante che lo fa di sabato. Perché? Qual è il motivo? Ora lo vedremo. Matteo, per esempio, registra un elemento molto simile a quello che si trova in Luca. Matteo capitolo 12. C'è un particolare interessante da mettere in evidenza. Gli evangelisti, quando raccontano la vita di Gesù, lavorano su concetti tematici. Soprattutto Matteo non presenta l'esperienza di Gesù o i discorsi di Gesù in modo cronologico. Noi leggiamo come un libro di storia e crediamo che gli eventi si susseguono uno dietro l'altro. Invece Matteo in particolar modo non fa questo, non è questa la sua tecnica. Lui prende diversi episodi e frasi, parole dell'esperienza di Cristo e li mette insieme per creare un messaggio. E allora, nel capitolo 12 inizia un'esperienza di Cristo come Signore del sabato. La prima esperienza è quella che lui vive quando va con i suoi discepoli sempre di sabato a camminare nei campi poco lontano dalle mura della città, e questi, perché era il momento in cui dovevano probabilmente mangiare e non si erano portati niente con sé, raccolgono delle spighe. Improvvisamente appaiono questi farisei e sacerdoti, che io mi sono sempre chiesto come fanno, no? Cioè, finché nel tempio posso capire che lo vedono, magari lo incrociano in città. Ma vanno lì, in mezzo ai cespugli, si nascondono per puntare il dito su Gesù. Un po' come quelle immagini che abbiamo visto in qualche cartone animato di questi poliziotti che spuntano dietro un albero per farti la multa, no? Cioè, vivevano così il rapporto con il Messia, una cosa molto strana. La questione è che vengono accusati i discepoli perché stanno raccogliendo spighe in giorno di sabato. Certo, non è la raccolta come fa chi lavora nella terra, è semplicemente una raccolta che si fa mentre stai camminando, prendi qualcosa che ti serve per avere un momento di lucidità attraverso l'alimentazione. E questi sacerdoti che contestano l'azione dei discepoli, ma Gesù che contesta questa reazione da parte dei farisei e dei sacerdoti. E il versetto 7 dice una cosa molto significativa. Se sapeste che cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Nei versetti successivi, Gesù
se ne andò da loro, giunse nella sinagoga dove c'era un uomo che aveva la mano paralizzata, e allora per poterlo accusare le hanno chiesto se era possibile guarire questo uomo o no. E Gesù, che è abituato a rispondere le domande con un'altra domanda, dice, fa questa domanda a loro: è lecito far guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prende e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora, è dunque lecito far del bene in giorno di sabato. Prima dice: è lecito far guarigioni. La parola guarigione nella lingua greca è terapeian, da cui viene terapia, che noi conosciamo molto bene. Quindi Gesù sta chiedendo: è possibile fare una terapia in giorno di sabato? Immaginiamo una persona in una situazione di malattia particolare. Il sabato che cosa dobbiamo fare con loro davanti a un bisognoso? La cosa interessante è che quando noi leggiamo, e questo vi invito a farlo a casa, i testi paralleli di questo episodio di Matteo, cioè in Marco e in Luca, voi troverete che al posto di far del bene, anzi al posto di guarire, lui sta usando l'espressione far del bene, e al posto di far del bene sta usando l'espressione salvare. Perché Gesù ci tiene tanto a fare dei miracoli in giorno di sabato, quando giustamente si potrebbe obiettare: avresti potuto farlo il venerdì o potresti farlo dalla domenica in poi? Perché? Il motivo lo troviamo nei versetti precedenti al capitolo 12, cioè gli ultimi versetti del capitolo 11. Voi sapete che i capitoli sono stati introdotti solo per aiutarci a cercare meglio la Bibbia, a partire dal VI secolo dopo Cristo. Inizialmente i capitoli non c'erano, e non c'erano nemmeno i versetti, per cui quando uno leggeva aveva più il senso della completezza del messaggio, no? Ora, l'esperienza della guarigione e della raccolta delle spighe sono illustrazioni oggettive, perché sono state vissute veramente da Cristo queste esperienze, di ciò che è stato detto nei versetti precedenti. E seguitemi nella lettura di Matteo capitolo 11, versetti dal 28 al 30. Se non ci fosse questa divisione di versetti e di capitoli, noi comprenderemmo meglio questa sequenza, ma ve la illustro io, così avete una logica e un quadro più completo. Dice dal versetto 28, 11-28: venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Cioè vi darò questo Shabbat, lo stesso riposo della creazione. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E come qui sta parlando di Dio, di Cristo, che è in grado di offrire questo riposo alle nostre anime assettate di giustizia, di pace, di risoluzioni, di problemi. Dopo presenta l'esperienza di queste esperienze vissute in giorno di sabato. Cioè, il sabato non è altro che un ripristino del concetto della creazione. Attraverso il suo ministero, Gesù fa un ministero che diventa redentore, liberatore, e quindi la guarigione in giorno di sabato non solo ricorda l'esperienza di un Dio creatore, ma proietta la mente umana verso il futuro, verso quella liberazione che nel momento in cui Cristo tornerà sarà definitiva. Quindi il sabato non solo come un ricordo della creazione, ma come una proiezione verso quell'opera redentrice che è iniziata con la croce di Cristo, ma che si concluderà in maniera definitiva con la sua seconda venuta. Interessante vedere che nel suo ministero Cristo vive il sabato con la stessa intensità, la stessa gioia del Dio creatore. Nel primo caso, cioè nell'Antico Testamento, a causa dell'opera che aveva realizzata.
Nel secondo caso, in quello che abbiamo poco fa esaminato nel Nuovo Testamento, Gesù vuole ripristinare le condizioni edeniche operando, liberando in giorno di sabato da qualsiasi infermità. Da qualsiasi infermità. Da qualsiasi cosa ci rende invalidanti rispetto alla prospettiva di Dio, che è quello di vivere una vita in abbondanza. In questo senso il sabato è simbolo di una nuova creazione e quindi simbolo di redenzione. Ma io vorrei che ci soffermassimo, per avviarci alla conclusione, a quello che è la delizia del settimo giorno, la delizia del sabato, nella nostra prospettiva. E quindi torniamo in Isaia capitolo 58. Isaia 58, i versetti 13 e 14. Tutta questa serie di sé. Ora, ci sono diversi modi di osservare il sabato. Esiste una soggettività nell'osservanza del sabato. Dio ha dato delle indicazioni ben precise, ma esiste una soggettività. La soggettività è data dal nostro cuore, dalla nostra interpretazione della vita cristiana. Ora, succede che quando non si frequenta Dio attraverso la comunione, no? Attraverso il rapporto quotidiano con la sua parola, attraverso il mio culto personale, possono succedere due cose. O sono osservatore del sabato, lo stesso, o non lo sono per niente. Io non coltivo la mia vita spirituale e comunque posso essere un osservatore del sabato. O posso anche non esserlo, perché non avendo comunione con Dio non entro nella dimensione del sabato, non capisco il valore di questo giorno. Se non sono osservatore del sabato, e quindi vado per i fatti miei, non ci sono gravi problemi, cioè pago io le conseguenze delle mie azioni, ma non reco nessun disturbo agli altri. Il membro di chiesa che il sabato si trova a casa e che non frequenta mai la chiesa, alla chiesa non dà nessun disturbo. Certo, c'è la preoccupazione fraterna per lui, ma per il resto le funzioni continuano a svolgersi senza nessun tipo di problema. Se invece io sono osservatore del sabato in quella condizione in cui non vivo la mia vita in comunione con Dio, e quindi sono un frequentatore della Chiesa, possono succedere due cose anche qui. Una è che mi sento stressato. Durante la settimana arrivo senza aver coltivato il mio rapporto con Dio e vengo il sabato qui. Vorrei fare determinate cose, ma non posso. Vivo con sensi di colpa. Mi sento minacciato dalle emozioni che poi, venendo in chiesa, verso sugli altri. Trasferisco in chiesa i miei stati emozionali e di conseguenza posso dare fastidio magari con la mia permalosità o con i miei sensi di colpa, con la mia reazione a una vita sabbatica che in qualche modo non mi appartiene, perché il sabato va coltivato a partire dalla domenica, dall'inizio della settimana. Ma l'altra possibilità è quello di diventare un legalista invece, una persona piuttosto rigida, intransigente, come facevano i farisei. Non sono le persone che contano, ma contano le regole. Faccio del male a me e al prossimo perché sono pronto a giudicare. Non è difficile cadere in queste trappole. Basta soltanto tralasciare la vita personale e la vita di comunione con Dio. Come va la tua vita di comunione con Dio? Il sabato è stato fatto per l'uomo affinché l'uomo smetta di pensare a se stesso con il carico di stress e malattia che ciò comporta. Il sabato fortifica il nostro sistema immunitario, che in grande misura dipende da come io vivo la mia relazione con Dio.
Non per niente, secondo studi fatti negli ultimi anni, hanno dimostrato che la spiritualità, coltivare una vita di preghiera, può aiutare anche a risolvere problemi gravi come i tumori. C'è un brano di Ellen White nel libro Mente, carattere, personalità, che è un libro non tradotto in italiano, ma che è una raccolta di testi dello spirito di profezia, dove si parla solo ed esclusivamente di psicologia. E dice Ellen White questa cosa, che ora vi leggo: se lo spirito si sente libero e felice grazie a una buona coscienza e alla soddisfazione che si sperimenta rendendo felici gli altri, si crea un senso di gioia che si rifletterà su tutto l'organismo. In questo modo migliora la circolazione del sangue, cioè sta migliorando il sistema endocrino, le difese immunitarie migliorano e si tonifica anche il corpo. La benedizione di Dio è un potere santificatore e coloro che si prodigano per recare beneficio agli altri riceveranno questa benedizione nel cuore e nella vita. Dio è stato il primo a gioire durante un sabato, è stato il primo, e da questa prima gioia che lui ha vissuto ha fondato il suo progetto per noi. Noi siamo qui come risultato di un progetto divino, e quando Dio ha pensato a noi ha gioito. Il sabato ricorda che il progetto che Dio ha stabilito 4.000 anni fa nel giardino dell'Eden rimane ancora intatto oggi. Il sabato ci ricorda che siamo figli di un Dio che ci ama. E lui vorrebbe che la gioia del settimo giorno possa essere trasferita ad altre persone. Gioia che trasmette gioia e che fa trasformare le persone in persone gioiose. Il sabato, vissuto come Dio ci ha invitati, cioè la comunione e il servizio, diventa una gioia anticipata di quello che saranno le gioie celesti. Il mio primo sabato, io una quindicina di anni fa, sono stato assente in chiesa per circa 3 anni. E mi ricordo che mio padre era qui in ferie, era venuto a trovarci, e l'ultima settimana che stava qua con noi mi ha chiamato da parte e mi ha detto: Claudio, sabato prossimo, che è l'ultimo sabato che io sono qui in Italia, lo voglio trascorrere in chiesa con te. E io mi sono sentito moralmente obbligato a partecipare di quel sabato in chiesa, e quindi mi sono vestito con giacca e cravatta, ho preso la macchina, sono andato a prendere lui. Dopo ho preso mia figlia, che all'epoca aveva 9 anni, e mi ricordo l'espressione di felicità che aveva mio padre quando mi ha visto, e soprattutto quella di mia figlia, che dopo 3 anni mi vedeva di nuovo il sabato mattina per andare in chiesa insieme, vestito con la giacca e la cravatta. È stato un sabato delizioso, ed è stato a partire da quel sabato, io non sono più mancato in chiesa, e se oggi sono qui con voi a celebrare questo sabato, lo devo a mio padre che mi ha motivato allora. Qualche settimana fa sono stato presente in un funerale. Una famiglia argentina che vive in Germania ha dovuto partecipare ad un funerale nella città di Forlì. Sono parenti di un fratello della chiesa di Forlì. Il padre di famiglia era venuto a trovare i suoceri che sono a Forlì, e durante questa settimana di ferie si è sentito male, aveva problemi di cuore, si è sentito male ed è morto improvvisamente per problemi cardiaci. È stata una settimana chiusa in ospedale per tutte le cose che devono fare per verificare i motivi della morte. Poi un venerdì pomeriggio ci siamo trovati in ospedale per salutare queste persone che io non conoscevo, non sono avventiste, ma che, essendo argentine, mi chiamavano in causa da un certo punto di vista emotivo. E sono andato e mi sono trovato con questa mamma e le 2 figlie di 23 e 25 anni.
Ho parlato con loro, loro ancora non avevano realizzato questo fatto che il loro papà era morto. Cioè si sentivano, era successo tutto così all'improvviso che non potevano fare mente locale sulla situazione. Ho parlato con loro, l'ho detto, guardate, tra qualche settimana, tra qualche mese vi troverete veramente con il vuoto a casa e lì realizzerete che manca un caro nella vostra famiglia. E probabilmente sarà l'occasione in cui comincerete a soffrire e a piangere per la morte del vostro papà. Mantenetevi unite, affinché in questo momento di dolore possiate stare insieme e consolarvi l'una all'altra. Poi mi hanno invitato a rivolgere qualche parola, qualche pensiero, a fare una preghiera attorno alla bara. Ho parlato della speranza che abbiamo in Cristo Gesù. Loro poi mi hanno abbracciato forte perché sono state toccate dallo Spirito Santo e poco dopo iniziava a tramontare il sole. Mancavano pochi minuti al tramonto del sole. E io ho colto l'occasione per parlare loro del sabato. Gli ho detto, guardate, tra poco inizi il sabato. Il sabato ci ricorda la creazione. Quando Dio ci ha creati non aveva pensato a farci vivere in un mondo di sofferenza. Non aveva pensato alla malattia o alla morte. Lui ci ha creati per essere felici per sempre. Poi è successo qualcosa che ha scombinato tutto il piano di Dio. Ma quella gioia che lui aveva sentito all'origine voleva che fosse la nostra gioia eterna. Ma ci sarà un giorno in cui Cristo tornerà. Il sabato ci ricorda questo ritorno, annuncia questo ritorno. Perché nel momento in cui Cristo tornerà, voi potrete rivedere il vostro papà e stare con lui per sempre. E in quel giorno la gioia iniziale del giardino dell'Eden, che oggi in qualche modo abbiamo perso, anche se il sabato dovrebbe renderci gioiosi, la riprenderemo quando Cristo tornerà. Voglio chiudere rileggendo il testo. Questi sé, che sono frutto, poi portano a una promessa. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia è venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie, fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora, sta dicendo il Signore, con le stesse parole che Lui ha detto 4.000 anni prima, sia la luce e la luce fu, lo stesso Signore, la stessa voce, dice, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sull'alture del paese e ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore, quella stessa bocca che ha parlato nel giardino dell'Eden, l'ha detto. Che il Signore ci benedica, che faccia di questo giorno santo un giorno di delizia, per noi, per la Chiesa, per la nostra famiglia, per coloro che incontriamo. Il sabato è un giorno di gioia per Dio e se lo è per Lui, può diventarlo anche per noi. Che il Signore ci benedica. Grazie Claudio per il messaggio che ci lasci questa mattina. Adesso canteremo il canto numero 548. Il canto numero 548. Rifugio sei
Padre nostro, grazie Signore. C'è stato un giorno della nostra vita dove noi non esistevamo ancora, il giorno in cui Tu ci hai pensato. Grazie Padre perché per ognuno di noi hai un piano ben preciso. A volte sbandiamo, a volte andiamo per le nostre vie, facciamo i nostri affari, vogliamo trovare delizia in ciò che non corrisponde alla Tua volontà. Finché arriva il momento in cui comprendiamo di aver sbagliato strada. Ti vogliamo ringraziare perché anche quando abbiamo sbagliato possiamo tornare indietro e trovarti con le braccia aperte. Signore, vogliamo vivere in questo giorno la gioia dell'Eden. Vogliamo vivere in questo giorno la gioia che avremo quando saremo insieme a Te. Padre, benedici ciascuno di noi affinché nella nostra esperienza personale, nella nostra vita comunitaria, nella nostra vita familiare, lo Spirito Santo che trasmette gioia come frutto della sua azione diretta in noi possa agire affinché la nostra vita sia una vita trasformata da Te e che attraverso di noi possano essere trasformate come strumenti Tuoi la vita di altri. Padre, benedici questa comunità, benedici ciascuno di noi affinché l'esperienza che facciamo con Te sia un'esperienza gioiosa e quando il mondo attorno a noi questa gioia non ce la vuole lasciare esprimere, che noi dentro il nostro cuore possiamo tenere Cristo, fonte della nostra pace e della nostra felicità. Nel nome di Cristo ti preghiamo e ti ringraziamo. Amen. Vivi la tua vita
verso il cielo, perché non parli agli altri di Gesù, che ritornerà qua giù, che quel che ha sofferto non lo sai, fu per te. Credi in Lui, se muori tu vivrai. Il pane della vita è l'acqua che non secca mai. Se l'accetti tu vivrai. E allora dillo a chi incontrerai, ama chi non capirai. La tua vita verso il cielo, perché non parli agli altri di Gesù, che ritornerà qua giù, che quel che ha sofferto non lo sa. Perché non parli agli altri di Gesù, che ritornerà qua giù, che quel che ha sofferto non lo sai, fu per te. Fu per te. Thank you.